fuori. A questo punto passerei la parola a Bruno Steri della segreteria del Partito Comunista Italiano per le conclusioni ed eventualmente, se sarà possibile riservare ancora qualche minuto, lo lasceremo alla possibilità della platea di rivolgere qualche domanda ai relatori. Prego. Sezione al microfono, credo che faccia dei morali. Basta staccare uno. Questa distanza la sì. Si sentiva qualche disturbo. Dunque, innanzitutto vorrei anch'io ringraziare il ministro consigliere dell'ambasciata per la sua presenza qui. Davvero grazie, ma anche grazie alla presenza di Yang Han, di Shan Zhumeng, che sono qui presenti e che hanno accompagnato la compagna. Davvero grazie. Grazie perché noi riteniamo molto importante questa iniziativa editoriale. Le ragioni sono state dette. Vorrei però tornarci su, perché come è stato detto prima di me dagli interventi che si sono succeduti, è vero che la Cina ha acquisito una nuova visibilità più ampia, però è anche vero che io ho l'impressione che noi dobbiamo ancora lavorare sodo per allargare la conoscenza tra i popoli, tra i due popoli. Aggiungo anche tra i due partiti. Come è stato detto dalla ministra consigliera, il PC, ricostituitosi, ha posto in cima alla sua agenda i rapporti, il consolidamento dei rapporti col Partito Comunista Cinese e con il popolo cinese. Dirò rapidamente anche le motivazioni di questa nostra posizione, però prima vorrei sottolineare un paio di aspetti che io ritengo molto importanti e che io personalmente ho potuto anche proprio sperimentare direttamente, perché ho partecipato qualche anno fa, 3-4 anni fa, a un soggiorno in Cina di una delegazione dei partiti dei comunisti italiani e di Rifondazione Comunista su espresso invito del Partito Comunista Cinese. E devo dire che tutta la delegazione è rimasta colpita dal decoro, dalla splendida accoglienza con cui che è stata riservata a questa delegazione. Guardate, lasciatemelo dire, una delegazione di piccoli partiti comunisti ricevuti, come dire, alla pari. Ma qui evidentemente non è una questione di buona educazione, anche se sappiamo qual è la cortesia del popolo cinese, ma non è una questione, è un fatto politico. È un fatto politico che concerne il metodo con cui vanno affrontate le relazioni tra partiti comunisti. È stato detto prima di me, reciproco rispetto. Due piccoli partiti che hanno il compito di costruire un'opposizione in un paese capitalistico, dove vige il modo di produzione capitalistico,
società capitalistica, due piccoli partiti quindi che hanno questo compito di opposizione e un grande partito, è stato detto, la seconda economia mondiale, responsabile del destino della umanità intera, della pace, del nostro futuro. E tuttavia ai tavoli noi ci siamo seduti, ci siamo sentiti alla pari. Beh, compagni, questo io penso che sia un primo dato da tenere presente, perché ci parla di come il Partito Comunista Cinese intende le relazioni tra partiti comunisti. Una seconda cosa che mi è sempre rimasta impressa a seguito di quella esperienza, il fatto che non c'è stata reticenza su quali sono i problemi reali anche che si trova a dover affrontare, che i compagni cinesi si trovano a dover affrontare. Ovviamente non sto qui a ribadire il grande, come si dice, balzo della tigre compiuto da questo paese, da questo immenso paese. I dati sono lì. Negli ultimi 5 anni mi risulta che il 30% della crescita economica mondiale lo dobbiamo alla Cina. Non so se è chiaro. Il 30%, questo mi risulta. Quindi di questo stiamo parlando. Questo stiamo parlando. E tuttavia, i compagni con cui noi abbiamo parlato, discusso, non sono stati reticenti su quello che ancora resta da fare. D'altra parte, se andiamo a vedere come questo importante testo reso conto, se noi andiamo a vedere per esempio la relazione di Xi Jinping, Xi Jinping si sofferma ripetutamente su quello che resta da fare, lo ricordava Andrea, dando anche una tempistica, no? Del futuro, dello sviluppo dei prossimi 2-3 decenni. E l'importanza, secondo me, di questa iniziativa editoriale, di questo testo, è anche quella di, come dire, mettere un po' da parte delle visioni un pochino approssimate, un pochino demagogiche della, per esempio io ogni tanto sento nella nostra televisione qualche preoccupazione perché la Cina non lo sviluppo cinese non è più quello a due cifre a cui eravamo abituati. I nostri speaker si preoccupano, non è così, lo hanno detto i compagni prima di me, qui c'è un cambio di fase che appunto i compagni cinesi hanno definito una nuova era, una fase nuova che guarda alla qualità più che alla quantità. Lo sviluppo quantitativo è stato strabiliante, insomma, voglio dire, se guardiamo dagli anni 80 ai successivi 3 decenni è stato uno sviluppo incredibile dal punto di vista dei settori manufatturieri innovativi, del progresso nella produttività delle campagne in agricoltura, l'urbanizzazione. Mi pare che in 5 anni ci sono stati, se non vado errato, 80 milioni di persone che sono transitate dalle aree rurali alle aree urbane, ed è stato garantito il lavoro a tutta questa gente che si spostava, quindi uno sforzo enorme. E tuttavia il compagno Xi Jinping si è soffermato su quello che ancora resta da fare. Certo, non a caso Andrea Catone prima diceva, stiamo parlando di un paese in via di sviluppo che dal punto di vista appunto della crescita pro capite deve ancora, e anche della distribuzione di questa crescita,
deve fare ancora il suo lavoro. E questo è quello che farà il Partito Comunista Cinese. Io ricordo anche con un atteggiamento anche un po' divertito le perplessità di alcuni compagni quando sentivano parlare di mercato, quando sentivano parlare di produttività. Perché? Perché questi compagni erano abituati a ragionare in regime capitalistico. E quindi il mercato, la produttività, avevano dietro, erano rette da regole che sono dettate dai centri delle oligarchie capitalistiche. Ma altra cosa diversa è quando si ragiona di mercato, di produttività, in un paese che ha, come dire, come motore il Partito Comunista. È un altro film, è un'altra storia. Sono cose diverse. Ma d'altra parte, per questo è importante, io ho trovato molto importante questo scambio, perché si incontrano due punti di vista. Siamo comunisti, ma operiamo in posti differenti, quindi abbiamo diversi punti di vista ed è importante confrontarli. Nuova era e quindi attenzione alla qualità. Quindi ripartizione della ricchezza, squilibri da superare, in particolare Xi Jinping si riferisce allo squilibrio che c'è tuttora tra aree rurali e aree urbane. E di questo si occuperà la Cina, il gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese. Si occuperà evidentemente, sempre con l'attenzione alla qualità, ad esempio, a tagliare settori dove c'è una sovraccapacità di produzione, si pensa al carbone e all'acciaio, ma il Partito Comunista Cinese provvederà anche al reimpiego della forza lavoro. Si occuperà di andare avanti anche sul tema dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria, mentre dall'altra parte del mondo si calpesta qualunque possibilità di andare incontro a quello che è poi un tema che riguarda l'umanità intera, perché siamo di questo stiamo parlando. E la Cina offre un contributo essenziale anche per le sue intenzioni. Il motivo per cui il Partito Comunista Italiano ha ritenuto sin dall'atto della sua crescita, della sua nascita, cioè della sua ricostituzione, diciamo, e cioè dall'assemblea che ha, come dire, lanciato questo piccolo giovane partito, il motivo per cui ha ritenuto di dover porre i rapporti col Partito Comunista Cinese sul proscenio è innanzitutto perché i compagni cinesi offrono ai comunisti del mondo la loro esperienza. Ed è un'esperienza, come è stato detto, che è stata affinata anche riflettendo sull'implosione del socialismo reale e della pianificazione sovietica, dell'Unione Sovietica. E quindi vi ricordate, no, quando in Occidente, all'indomani dell'implosione del socialismo reale, si gridava ai quattro venti che dunque la società capitalistica è quella che funziona. Non hanno fatto in tempo a dire questo, che sono entrati in crisi strutturale. E allora la pianificazione sovietica ha mostrato dei limiti. Il capitalismo continua a essere attraversato da crisi sempre più dirompenti,
Cosa propone la Cina? La Cina propone una sua via che ha chiamato socialismo, dalle caratteristiche cinesi, ma che si offre, come dire, alla riflessione dei comunisti. E per noi è stato, ed è tuttora importante riflettere su questo, perché mantenere al mercato un compito subordinato di allocazione delle risorse, di ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, ma in una economia, in una società in cui ci sono saldamente nelle mani pubbliche dello Stato i settori nevralgici, ne sappiamo qualcosa noi cosa significa avere un sistema bancario privato, un sistema finanziario privato quando arriva la crisi. E così non è in Cina. Così non è in Cina, dove evidentemente si è cercato proprio di rendere, come dire, flessibile, ma non nel senso in cui intendono i nostri capitalisti riferendosi alla loro classe operaia, ma flessibile nel senso della capacità di governo di un'economia, capacità di governo di un'economia, che, ripeto, mantiene saldamente nelle mani dello Stato, nelle mani pubbliche, i settori nevralgici. E questa è una proposta che ci interessa, che a noi comunisti italiani interessa. Accennava Andrea Catone, mi scuso se mi riferisco spesso a te, sei l'ultimo che ho sentito e mi viene quindi in mente l'intervento suo. Accennava giustamente Andrea che i dirigenti cinesi ripetutamente hanno criticato il chiudersi in se stessi delle economie dei paesi e in particolare il riferimento è a Donald Trump, evidentemente. Ma non perché, come qualche sciagurato qui da noi pure, non perché abbiano, come dire, si siano adeguati alla globalizzazione neoliberista, come qualcuno dice, no, no. Ha detto, sono d'accordo con il modo in cui è stato detto, semplicemente si considera il fatto che il mondo si regge se trova il modo di relazionarsi l'un con l'altro. La Cina si relaziona anche con il mondo capitalistico. Cosa dovrebbe fare su questo punto mi sovviene il racconto che ci fece un dirigente quando appunto soggiornavamo in Cina. Mi è capitato già di riferirlo perché mi sembra molto indicativo del modo in cui pensano i compagni cinesi. Raccontava questo dirigente a alcuni della nostra delegazione in un convegno in cui c'erano dei leader comunisti africani e anche di altre parti del mondo. A un certo punto uno di questi leader si rivolge a un leader cinese chiedendogli: ma il capitalismo è in crisi, ma perché non togliete la spina? Perché non sottraete le risorse che date all'astronomico debito pubblico degli Stati Uniti? Ma dategli l'ultimo. E la risposta è semplice nella sua semplicità, scusate. Perché noi non vogliamo la guerra. Noi operiamo per la pace, ma attenzione alla chiusa, e il tempo lavora per noi. Questo è
Io penso un aneddoto che descrive bene il modo di pensare anche dei rapporti internazionali. Poi, vabbè, quando io all'inizio di questo mio rapido intervento dicevo dobbiamo cercare di praticare il reciproco rispetto e soprattutto il reciproco ascolto, lo dicevo anche perché francamente, insomma, qui noi abbiamo esperienza di alcuni grilli parlanti che si permettono di dar lezioni, no? A chi, francamente, dovrebbe essere invece guardato con grande attenzione, anche con grande rispetto, se non altro per le dimensioni e le responsabilità che porta. Ma vabbè, questo purtroppo è lo stato della nostra sinistra. Chiudo con questa riflessione. Noi dovremmo imparare dai cinesi, perché io penso che se al governo ci fossero persone sensate, penso che se ci fossimo per esempio noi con qualche briciolo di sensatezza, io penso che noi dovremmo guardare a chi ha avuto esperienze che a noi servono e utilizzarle. Perché no? Perché no? Penso all'immigrazione, per esempio, ai problemi dell'immigrazione. La Cina è un paese che ha gestito ondate migratorie interne. Purtroppo al governo c'è altra gente oggi, che la spara anche grossa, cioè a volte, come diciamo noi, sarebbe meglio che stessero zitti, farebbero miglior figura. E il ministro dell'interno se n'è uscito con un tweet recente in cui se l'è presa col comportamento neocolonialista della Cina in Africa. Una battuta oltre che stupida, una battuta da ignorante totale. Non ne sa niente quest'uomo di cosa è la Cina. A settembre mi risulta che c'è stato un convegno a Pechino, abbiamo seguito questa notizia, sulla cooperazione, in cui sono stati stretti accordi bilaterali con una quarantina di paesi africani, tra la Cina e una quarantina di paesi africani. 54, sì, sì, grazie della precisazione. Insomma, comunque un'importante iniziativa. Il compagno Xi Jinping ha tenuto a precisare qual è il criterio con cui la Cina si impegna in queste relazioni anche nel continente africano. Siamo sempre lì, non cambia la musica. Il criterio è quello della reciprocità. Voglio far notare che sempre a settembre scorso qui a Roma c'è stata la manifestazione di un gruppo di giovani africani davanti all'ambasciata francese per protestare con il metodo neocolonialista con cui la Francia intrattiene rapporti nell'Africa. Tanto per dirne una, c'è ancora il franco coloniale. Addirittura a questi paesi si chiede che il 50% degli introiti export con paesi diversi dalla Francia va nella banca di Francia. Quindi questo è un esempio, sì, di neocolonialismo. Ma la Cina che fa? La Cina costruisce strade, ponti, ferrovie e contribuisce alla crescita dell'industria. E perché lo fa? Perché forse, è una cosa che ci riguarda questa, forse questo è il modo per
abbattere l'emigrazione, per far stare lì anche dove trovano occupazione i lavoratori africani. Ma forse a Salvini questo non gli interessa, anzi gli interessa l'opposto, che l'emigrazione continui, se no poi con chi se la prende quest'uomo? Questo è solo un esempio per dire che di questo libro c'è bisogno, perché diciamo pure che intorno a noi ci sono voci che sono tendenziose e che probabilmente hanno interesse, ecco, la dico così, hanno interesse a parlare bene della Cina, sto parlando ovviamente dei centri di potere dell'Occidente, hanno interesse a parlare bene della Cina per dire che si avvicina al capitalismo. Quanto più si avvicina al capitalismo, la Cina è bella. Dopodiché però per altri aspetti no, sono sempre i comunisti cattivi. No, allora occorre serietà, credo che questa è un'iniziativa seria e credo che possa contribuire alla conoscenza qua in Italia del mondo cinese e anche alle buone relazioni e al consolidamento dei rapporti tra i nostri due partiti. Grazie.